Siamo con Damiano Bove, il presidente dell'Associazione Culturale Moarte, che ha sponsorizzato questi 5 giorni di iniziative culturali molto particolari, soprattutto nella bellissima cornice del centro storico di Bitonto, a quello chiediamo subito l'importanza di questo evento all'interno del circuito dei festival a Bitonto Estate 2018. L'importanza di questo evento è quello principale di valorizzare primo le risorse locali e secondo le periferie del nostro centro storico. Abbiamo avuto 5 serate di grande successo. La prima è stata dedicata al dialetto, che si è svolta il giorno 25 sabato con l'inaugurazione di una mostra di pittura. Abbiamo avuto l'onore di avere come ospite nella prima serata il maestro Vincenzo Mastropirro, che ci ha deliziato con le sue poesie in dialetto e con la sua dolce musica, con il suo flauto traverso. Se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via di uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita. Poi abbiamo avuto anche uno spettacolo con Carlo Pice, con un duo, i Bitonti, uno spettacolo di cabaret, e per chiudere abbiamo concluso con una serata dedicata alle poesie d'amore. Non hai ali per volare, ma quando mi sei vicino, il cielo è dentro di me. Non leggi nel mio pensiero, attraverso... Non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Chi ama... Per noi è stato un onore partecipare alla manifestazione organizzata da Damiano Bove, un cultore intanto del vernacolo bitontino e soprattutto uno scopritore della tradizione di Bitonto. Ricordiamo che il vernacolo non è una lingua, è un cuore, una cultura, è l'anima della nostra città, della nostra storia. Noi abbiamo presentato uno spettacolo sull'amore. Abbiamo preferito questo argomento quest'anno perché ci sembrava naturale, in un periodo in cui si fa tanto di parlare di razzismo, si fa tanto di parlare di omofobia, si fa tanto di parlare di latrocine, di tante cattive azioni, noi abbiamo voluto parlare dell'amore. Non l'amore inteso come sesso, non l'amore inteso come uomo-donna, ma l'amore inteso come l'amore platonico, l'amore inteso come sentimento che porta mette insieme due uomini, due esseri umani, perché su questo connubio poi si formano le grandi società, si creano le storie e si va avanti e la nostra umanità è andata avanti negli anni per sull'amore, amore inteso come forza di coagulazione, di coesione delle forze umane. Un appuntamento che ha spaziato dalla musica alla poesia al teatro, insomma un po' tutto. Certo, ha abbracciato tutte le varie forme d'arte. Ho dimenticato anche la danza con l'opificio delle arti e ho dimenticato anche la scuola di Tina Carano, la prima serata con i suoi ragazzi, e abbiamo avuto anche a fine, all'ultima serata, anche il duo Art Play, un gruppo di palo del Colle. Perché insomma sono state serate abbastanza piene. Piene e con grande pubblico, grande affluenza di pubblico, certamente. Beh, a me fa piacere, soprattutto che si realizzino queste manifestazioni in una Bitonto vera, io dico. Perché vera? Perché stiamo in una zona forse distante dal famoso quadrilatero, dove tutto è concesso, dove tutto si fa. Quando si porta la cultura, quando si porta la musica, la poesia,
l'arte, diciamo, nei quadri e nella pittura, beh, significa che veramente questa città comincia a crescere. E crescere significa proprio cominciare a portare all'interno proprio di un tessuto sociale come quella di questa zona, che forse ha bisogno più di quell'altra zona nobile, il famoso quadrilatero. Beh, secondo me stiamo sulla strada giusta. Non voglio fare né sermoni né tantomeno altro. Questi scampoli di canzoni, di poesie che ho sentito sono veramente, diciamo, qualcosa di importante. Io mi auguro che si continui su questa strada. La vostra associazione culturale, oltre a questa situazione, fa anche altro comunque? Noi ci interessiamo sia del sociale e sia della valorizzazione dei vari artisti, quindi proponiamo mostre, eventi, attività teatrali ed altre. Mi sono innamorata di te. Sono state 5 serate piene, ci hanno detto, noi abbiamo seguito alcune, siamo rimasti molto contenti, anche perché è sempre bello, insomma, dare la possibilità di far conoscere il territorio e chi ci vive dentro. Grazie, il pubblico segue con molto interesse i nostri eventi, quest'anno siamo rimasti con molta gente senza posti a sedere, quindi speriamo bene per i prossimi anni, grazie. Vuol dire che l'associazione ha lavorato bene? Lo deve dire il pubblico questo, lo decreta il pubblico, penso di sì, la gente sta arrivando numerosa. Grazie. Grazie a lei.